In principio c'era un grande vuoto conosciuto come Ginnungagap, tra il regno del fuoco di Muspelheim e Niflheim, la gelida terra delle nebbie. Le fredde nebbie di Niflheim iniziarono a riempire il vuoto di Ginnungagap e formarono un grande blocco di ghiaccio. Quando la temperatura di Muspelheim salì, il calore del fuoco iniziò a sciogliere la grande pietra di ghiaccio. Dal ghiaccio emerse Ymir, una divinità primordiale rimasta ibernata. Dopo lo scongelamento, Ymir continuò a dormire, ma il calore di Muspelheim fece sudare la colossale creatura. Dal suo sudore nacquero le prime creature viventi. Nacque anche una grande mucca chiamata Eidembla. Dai suoi capezzoli scorrevano i quattro fiumi che alimentavano Ymir. La mucca si nutriva leccando un blocco di ghiaccio salato e man mano che il ghiaccio veniva consumato, emergeva una nuova creatura. Questo essere era Buri, il progenitore degli dei. Mentre Ymir dormiva, continuò a generare vita, dando origine agli Jotun. Buri si unì con un gigante per dare vita a Bor. Bor si unì con il gigante Bestla per dare vita a Odino, Vili e Ve. Odino e i suoi fratelli vivevano frustrati e annoiati nel vuoto di Ginnungagap, perché non c'erano ancora cielo, terra, mare e foreste. I fratelli decisero che bisognava fare qualcosa. Solo la morte di Ymir poteva dare inizio al mondo che conosciamo oggi. Odino, Vile e Ve aggredirono e uccisero il gigante Ymir. Dal sangue di Ymir nacquero gli oceani, dalla sua carne nacque la terraferma, e le sue grandi ossa furono ammassate, dando origine alle catene montuose. Nella carne di Ymir c'erano piccole larve. Da esse emersero i nani, che avrebbero vissuto sotto la terra, e i nobili elfi, che avrebbero popolato Alfheim. Dopo aver plasmato Midgard, gli dei pensarono che questo regno non poteva essere disabitato. Vedendo due tronchi ai margini dell'oceano, decisero che avrebbero usato quel materiale per creare l'umanità. Furono plasmati un uomo di nome Ask e una donna chiamata Embla. Odino diede loro la vita, Vili diede loro l'intelligenza e Ve scolpì per loro gli occhi, le orecchie e la bocca. Grazie a questi, gli uomini sarebbero stati in grado di sentire, vedere e parlare. Tutti gli uomini discendono da questa prima coppia. Poiché ha dato la vita alla prima coppia, Odino è conosciuto come il Padre Supremo. Infine i fratelli crearono il regno di Asgard, la casa degli dei. Questo regno era separato dagli altri, collegato solo dal ponte Bifrost. Questo fu l'inizio del regno degli dei sul mondo. Dopo aver creato il mondo sul corpo del gigante Ymir, ucciso dagli dei Æsir, Odino continuò a regnare sul mondo in cima al suo trono ad Asgard. Anche se era un dio saggio, era consapevole di non sapere tutto. Così partì per un'avventura alla ricerca della conoscenza. Si travestì da vagabondo e attraversò Jotunheim, la terra dei giganti e dei nemici degli dei. In questo regno viveva Mimir, una divinità molto antica e zio di Odino. Viveva vicino al Pozzo della Conoscenza. Le acque di questo pozzo erano responsabili dell'alimentazione di Yggdrasil, l'albero dei mondi. Mimir, usando il corno di Gjallarhorn, bevve l'acqua sacra e la sua conoscenza del mondo aumentò. Odino andò al pozzo di suo zio e gli chiese da bere l'acqua della conoscenza. Mimir, sono tuo nipote e signore degli dei. Ma come posso essere degno del mio titolo senza la vera saggezza? Essere mio parente o signore degli dei non ti dà il diritto di bere dal mio pozzo. Il prezzo è molto più alto di quanto tu possa immaginare. Dimmi il prezzo. Sono disposto a pagarlo. Il prezzo è il tuo occhio.
voglio che tu lo strappi e lo getti nel pozzo. Solo allora potrai bere l'acqua del pozzo della conoscenza. Odino sapeva che Mimir non amava gli scherzi. Avrebbe dovuto pagare un prezzo molto alto se voleva raggiungere la vera saggezza. Il grande dio non si tirò indietro e si cavò l'occhio. Il suo grido di dolore fu così forte che riecheggiò in tutto l'universo. Odino depose il suo occhio nelle acque del pozzo e questo sacrificio soddisfò Mimir. Gli offrì un corno con l'acqua del suo pozzo e chiese al dio di berne l'intero contenuto in una sola volta. Dopo aver bevuto l'intero contenuto del recipiente, il padre di tutti fu riempito dalla conoscenza. Una grande cicatrice riempì il vuoto dove prima c'era il suo occhio, che a volte emetteva una fiamma luminosa. Odino venne conosciuto come l'uomo con un occhio solo o quello con l'occhio fiammeggiante. Odino cominciò a vedere il mondo molto più chiaramente. Con un solo occhio poteva vedere meglio di quando ne aveva due. Odino, il dio con un occhio solo, regnava sul suo trono ad Asgard, il regno degli dei Aesir. Alla sua corte c'erano altre divinità che aumentavano ulteriormente il prestigio del regno di Odino. Ma c'era un altro regno, estremamente prestigioso tra gli uomini, Vanheimr, la terra degli dei Vanir. Costoro competevano con gli asgardiani per l'adorazione dei mortali. I due regni coesistevano, ma a prezzo di continue tensioni. Gli dei di Asgard discendevano da Vili, Be e Odino, che nei primi tempi sconfisse il gigante Ymir. L'origine dei Vanir, invece, è sconosciuta. Oltre a Odino, Thor e Loki erano le divinità più importanti ad Asgard. Nel Vanheimr i vertici erano Frey, Freya e Njord. Gli asgardiani erano divinità legate al potere e alla guerra, mentre i Vanir erano divinità della fertilità. C'era Gulveig, una potente maga conosciuta per la sua avidità e il suo amore per l'oro. Gli dei di Asgard la trovavano insopportabile e provarono 3 volte a bruciare la strega, ma lei ritornava sempre. La maga formò un'alleanza con i Vanir, indignati dal modo in cui gli asgardiani trattavano la loro protetta. La precaria pace tra Vanir e Aesir ebbe fine e scoppiò la prima grande guerra tra gli dei. Odino lanciò la sua potente lancia contro i Vanir. Era un segno che questo non sarebbe stato un semplice disaccordo, ma una battaglia che avrebbe potuto decidere il destino del mondo. Nessun'altra guerra sarebbe stata così importante fino al Ragnarok. Gli dei Vanir avrebbero infine marciato contro Asgard, facendo crollare parte del possente muro eretto dal gigante costruttore. Il conflitto tra gli dei fece tremare il mondo. Entrambe le parti mostrarono il loro valore, combattendo con grande coraggio. Nessuna delle due parti pareva in grado di rovesciare l'altra, e la devastazione della guerra preoccupava entrambi. La guerra rischiava di durare per millenni, e se una parte avesse vinto, avrebbe regnato solo sulle ceneri, perché non sarebbe rimasto nulla dopo un conflitto così immenso. Pertanto, le autorità di entrambe le fazioni decisero di contrattare una pace. Per assicurare la rispettiva buona volontà, ebbe luogo uno scambio di ostaggi. Gli dei asgardiani Mimir e Hoenir si sarebbero trasferiti a Vanheimr, mentre Frey, Freya e Njord si sarebbero trasferiti ad Asgard. I due dei che vennero a vivere a Vanheimr furono descritti come grandi saggi, ma in realtà solo Mimir era dotato di saggezza. Hoenir fingeva di essere saggio, ma ripeteva solo quello che Mimir gli sussurrava all'orecchio. I Vanir notarono che quando Hoenir veniva consultato su qualche questione e Mimir non era nei paraggi, rispondeva sempre con «Lasciate decidere gli altri». Rendendosi conto che erano stati ingannati e che Mimir era complice di quel piano, gli dei Vanir mozzarono le loro teste e le restituirono a Odino. Il padre degli dei non voleva perdere la saggezza di Mimir e usò i suoi poteri per resuscitare la testa. Mimir fu rianimato
E Odino cominciò a consultare la testa del saggio quando aveva bisogno dei suoi preziosi consigli. Un nuovo accordo di pace fu siglato tra Vanir e Æsir, e i due popoli iniziarono a vivere in armonia. Gli dei Vanir furono inseriti nel Pantheon Norreno accanto agli Æsir. Così, divinità come Frey e Freya vennero ammirate come altre grandi divinità Æsir. Asgard era la patria delle maggiori divinità della mitologia norrena, note come Æsir. Questi dei non mancavano di nemici, di differenti stirpi, ma tutti i nemici avevano una cosa in comune: il timore per Thor, il campione degli dei. Con il suo potente martello Mjolnir, egli poteva proteggere la roccaforte degli dei, ma Thor aveva uno spirito inquieto, sempre pronto a lanciarsi in un'avventura. Viaggiava costantemente, alla ricerca di nuove sfide. Durante l'assenza di Thor, Asgard era vulnerabile ai suoi nemici. Durante una riunione, gli dei decisero che si sarebbe dovuto costruire un potente muro a scopo di protezione, ma alcuni dei sostenevano che la costruzione di un muro così grande avrebbe richiesto anni. Poi un muscoloso viaggiatore arrivò dai boschi, sostenendo di essere un grande costruttore pronto a edificare il muro a tempi di record. Come ricompensa, voleva in moglie la bella dea Freya. Gli dei respinsero rapidamente una proposta così oltraggiosa, ma l'astuto Loki notò che la proposta del costruttore non era poi così male. «Riflettete con me, amici miei. Dice che può costruire questo muro enorme in un anno, il che è impossibile. Mettiamola così. Se non finisce il muro in quel lasso di tempo, non otterrà nulla. E, dato che il compito è insormontabile, quando il tempo sarà scaduto, avrà costruito una buona parte del muro. E a noi toccherà solo finire ciò che manca. Risparmieremo un grande sforzo». Gli dei si guardarono e concordarono. Era una buona idea. Ora convinti, gli dei presentarono al costruttore quella proposta. Egli era profondamente compiaciuto e se ne andò a prendere i suoi strumenti. Il costruttore iniziò il suo lavoro. Era piuttosto forte e riusciva ad impilare le pietre facilmente. Aveva anche l'aiuto di un possente cavallo che gli portava le pietre da cave lontane. Il tempo passava e il muro prendeva rapidamente forma. La scadenza era dietro l'angolo, ma gli dei si accorsero che al costruttore restava ben poco da finire. Odino era furioso con Loki. «Guarda cosa hai fatto! Il muro è quasi finito e certamente perderemo la nostra amata Freya a causa di quest'uomo! Ed è tutta colpa tua!» «Ti avevo detto che non sarebbe stato in grado di costruire questo muro e farò in modo che non lo faccia». Loki si rese conto che, senza l'aiuto del suo potente stallone, il costruttore non avrebbe avuto le pietre necessarie per completare il compito. Escogitò un piano per tenere il cavallo lontano dal cantiere. Il malefico dio, usando il potere della metamorfosi, si trasformò in una bella giumenta, con l'intenzione di sedurre il cavallo. Il potente equino fu abbagliato dal dio sotto mentite spoglie. Il costruttore cercò di contenere l'impulso del suo cavallo, ma esso era troppo forte e la bestia scappò via, inseguendo la giumenta divina. Loki corse più veloce che poté e scomparve all'orizzonte, con lo stallone sulle sue tracce. Il costruttore, senza l'aiuto del suo cavallo, non riuscì a finire il suo lavoro in tempo e si ribellò agli dei. Si strappò il mantello e rivelò la sua identità. Era un gigante. Furioso, gridò: «Maledetti gli dei di Asgard! Non siete altro che imbroglioni! Andrete incontro alla vostra fine!» Il gigante, furioso, si mise ad attaccare gli dei. Thor, altrimenti noto come lo sterminatore dei giganti, lo fronteggiò e gli schiacciò la testa con il suo martello. Gli dei completarono il resto del muro e Asgard fu al sicuro. Ma passò molto tempo prima del ritorno di Loki,
era scomparso cercando di sfuggire al possente cavallo. Ci volle un po' di tempo, ma alla fine il dio tornò. Portò con sé un esotico puledro a 8 zampe, che seguiva Loki ovunque andasse. Loki offrì il puledro a Odino e gli assicurò che da grande sarebbe diventato il cavallo più veloce e possente mai esistito. A una condizione: nessuno avrebbe mai potuto chiedergli l'origine del maestoso cavallo, che sarebbe diventato noto come Sleipnir. La dea Sif, moglie del potente Thor, aveva una bellissima e lunga chioma dorata. E tra tutte le caratteristiche della dea, i suoi capelli erano quelli che attraevano di più il dio del tuono. Ma un giorno, Thor si svegliò e si trovò una donna calva nel suo letto e urlò: «Chi sei tu, strega, e cosa hai fatto della mia amata Sif?» «Cosa sta succedendo, amore mio? Non mi riconosci? Sono tua moglie!» Il dio, stordito, riconobbe sua moglie e gridò: «Loki!» L'urlo fu sentito in tutto il regno di Asgard. Durante la notte, Loki, il dio dell'inganno, aveva colpito con un altro dei suoi scherzi. Mentre la dea dormiva, aveva tagliato i suoi bellissimi capelli. Il dio del tuono trascinò Loki nella sua stanza, dove Sif piangeva dirotto. «Guarda cosa hai fatto! Come hai osato tagliare i capelli di mia moglie! E adesso devo andare in giro con una moglie calva al mio fianco?» «Hai mai pensato alla possibilità di farle indossare un cappello?» Thor sollevò Loki da terra e disse: «Se non trovi un modo per far riacquistare alla mia Sif il suo splendore, spezzerò ogni osso del tuo corpo.» Considerata la minaccia, il dio della malizia iniziò a pensare a un modo per risolvere quella questione. Finché non gli venne un'idea. Partì verso Svartalfheim, la terra dei nani. Sapeva che gli abili nani erano in grado di costruire qualsiasi cosa, ma prima di questo avrebbe dovuto convincerli. Allora cercò i figli di Ivaldi, che erano abili artigiani, e disse: «Non avete sentito le ultime notizie? Gli dei terranno una gara per stabilire chi sono i migliori artigiani, e i fratelli Brock e Eitri hanno detto che voi, figli di Ivaldi, non avete la minima possibilità.» «Questo è un oltraggio! Quelle mani bucate non avranno la minima possibilità contro di noi!» «Molto bene, ma c'è una condizione. Dovete costruire 3 regali per gli dei, e uno di questi deve essere una lunga chioma d'oro che non smette mai di crescere.» Loki poi andò a incitare i fratelli Brock ed Eitri a partecipare alla gara. «Non ci crederete, i figli di Ivaldi parteciperanno a un concorso promosso dagli dei per decidere chi sono i migliori artigiani, e hanno detto che non avete alcuna possibilità, visto che non siete altro che un branco di imbranati.» «Ragazzi baldestri, questo è tipico dei figli di Ivaldi, ma noi non competeremo, tutti sanno già che siamo molto meglio, quindi non abbiamo niente da guadagnare.» «Scommetto che non siete migliori dei leggendari fratelli Ivaldison.» «Ci scommetterei la mia stessa testa.» «La testa del più inafferrabile degli dei mi sembra un bel premio. Accetto la scommessa.» Loki deglutì, ma non si terrò indietro e accettò la scommessa. Sapeva anche che Brock ed Eitri erano migliori dei figli di Ivaldi, ma ora avrebbe dovuto usare tutte le sue doti d'astuzia per districarsi da quel pasticcio. I nani, figli di Ivaldi, iniziarono a fabbricare i loro regali per gli dei e Loki notò che tutto sembrava andare bene. Ma il dio si accorse che l'altra coppia stava costruendo qualcosa di eccezionale. Loki capì allora che doveva intervenire. Brock ed Eitri avevano già costruito 2 bei regali, ma stavano certamente realizzando la più grande di tutte le opere. Si trattava di un potente martello. Per raggiungere la perfezione, i nani dovevano mantenere la fucina a una temperatura ideale, non un grado in più o uno in meno. E Brock faceva il suo lavoro pompando il mantice con grande precisione. Loki si accorse di dover agire in fretta e si trasformò in una grande zanzara succhiasangue. Volò verso Brock e gli punse dolorosamente la mano. Il nano resistette al dolore e continuò il suo lavoro. Allora Loki attaccò con una puntura ancora più forte nel collo. Il nano lanciò delle grida di dolore ma resistette. Il dio decise quindi di assalire gli occhi del nano. Ma lui chiuse gli occhi e si fece pungere le palpebre. L'agonia era insopportabile e il nano smise di pompare il mantice. A causa dello sbalzo di temperatura, il manico del martello si spezzò. Loki considerò la sua missione compiuta e se ne andò.
Il momento della grande contesa era arrivato e i nani, figli di Valdi, presentarono il loro dono agli dei. Alla dea Sif, moglie di Thor, furono donati nuovi capelli d'oro. Vedendo la dea di nuovo nel pieno del suo splendore, Loki provò un certo sollievo. Odino ricevette in dono una lancia bella e potente, capace di trafiggere qualsiasi cosa. E ogni giuramento fatto sotto quella lancia sarebbe stato infrangibile. A Frey fu donata un'enorme barca, che poteva essere piegata così tante volte da entrare in una tasca. Erano tre regali impressionanti, con grande sollievo di Loki. Era arrivato il turno di Brock ed Eitri, e quest'ultimo aveva ancora gli occhi gonfi a causa della puntura. A Odino donarono dei bracciali fatti con l'oro di Draupnir, un materiale da cui ogni otto notti cadevano come gocce nuovi bracciali. Essi potevano servire come ornamenti d'onore o come semplici sfoggi di ricchezza. A Frey fu regalato un enorme cinghiale dalla pelliccia dorata, che poteva essere cavalcato. La creatura poteva volare senza stancarsi mai e il suo splendore scacciava le tenebre. Arrivò finalmente il momento di Thor e gli fu donato un martello. «Questo è un bellissimo martello, ma il manico è troppo corto!» «Capisco la tua delusione, ma non giudicare questo martello dal suo manico. Il suo nome è Mjolnir, è indistruttibile e il suo potere è pressoché indescrivibile. Quando viene lanciato non manca mai il suo bersaglio e torna sempre al suo proprietario.» «Che pezzo meraviglioso! Con questo potente martello nessun gigante sarà alla mia altezza!» Odino, Thor e Frey concordarono che, tra tutti quei doni, il martello Mjolnir era di sicuro il migliore. Nonostante tutti i trucchi, il piano di Loki era andato in fumo, e ora la sua testa fu richiesta come premio. «Ora voglio la tua testa!» disse Brock, affilando già la sua ascia. Ma Loki aveva un'ultima carta da giocare. «Puoi tagliarmi la testa, purché non danneggi un solo pezzo del mio collo. L'accordo dice che puoi avere solo la mia testa.» «Tu imbroglione, come farò a prendere la tua testa senza danneggiare il collo?» Poi intervenne Odino. «Se la gente facesse più attenzione alle parole usate, non negozierebbe mai con l'astuto Loki, l'imbroglione.» Brock, per punire Loki, gli cucì la bocca, così che non avrebbe più ingannato nessuno per molto tempo. Ma almeno l'imbroglione si tenne la testa sul collo, e gli dei di Asgard ricevettero magnifici manufatti. Thor, il dio del tuono, aveva ricevuto in regalo il potente martello Mjolnir, grazie a uno scherzo di Loki. Con questo martello, Thor difendeva il regno di Asgard, affrontando qualsiasi tipo di minaccia. Ma un giorno, dopo essersi svegliato, Thor sentì che il suo martello era scomparso. Il dio cercò Mjolnir nella sua stanza e trovò solo un messaggio che diceva: «Se vuoi recuperare il tuo amato martello, vieni a trovarmi nei miei domini, così potremo negoziare. Lo riavrai in cambio di un riscatto adeguato. Firmato Trim.» Thor sapeva che nessuno era un negoziante migliore di Loki, il dio della malizia, e quindi gli chiese di andare all'incontro con Trim nella Terra dei Giganti. Loki arrivò al palazzo di Trim a Jotunheimr e, una volta al cospetto del gigante, cominciò le trattative. «Caro Thor, avvicinati, perché la mia vista non è più buona come in passato. Sei più magro dell'ultima volta che ci siamo incontrati.» Loki notò che la vista del gigante era effettivamente compromessa, perché le differenze tra lui e il dio del tuono erano enormi. Dopo aver negoziato, il dio tornò ad Asgard con la proposta di Trim e la presentò agli dei Aesir. Il gigante era disposto a restituire il martello se Freya, la più bella delle dee, gli fosse stata data in moglie. Gli dei considerarono la proposta oltraggiosa, ma senza il martello Mjolnir, Thor non poteva difendere Asgard. Fu allora che Loki ebbe un'idea a dir poco insolita. «Thor, devi indossare questo!» Era un abito da sposa. «Come osi insultarmi in questo modo?» «Calmati, calmati! Ti spiegherò il mio piano più tardi.» Loki sapeva che la vista del gigante era buona come quella di una talpa. Per questo voleva portare Thor al palazzo di Trim
travestito dalla dea Freya. Thor, in assenza di un'alternativa migliore, si vestì da sposa e andò con Loki, anch'egli travestito da servitore della dea Freya. Quando arrivarono a Jotunheimr, le signore furono accolte molto bene. Benvenute nel mio palazzo. Ho preparato un banchetto in onore della bella dea. Il gigante doveva essere profondamente miope, al punto da confondere il muscoloso dio vestito da sposa con una bella fanciulla. Poco dopo aver preso posto al tavolo del banchetto, Thor cominciò a divorare voracemente tutto ciò che gli si presentava davanti. Wow, che appetito vorace che hai, mia nuova moglie! Non ho mai visto una dea così golosa come te! Poi Loki disse: penso che voglia finire il banchetto il più presto possibile, in modo che possiate consumare la vostra unione. Thor guardò furibondo Loki, che sembrava trovare l'intera situazione piuttosto divertente. Così sia dunque. Porta il martello. Sigilleremo questo accordo e sistemeremo le cose. Uno dei servitori del gigante portò il martello e lo poggiò davanti alla sposa. Thor afferrò il martello, finalmente libero di scatenare tutta la sua rabbia. Il dio del tuono schiacciò tutti i servitori del gigante con il suo martello e Trim si ritrovò con la testa aperta come un melone. Andiamo a casa, Loki. Non vedo l'ora di togliermi questo dannato vestito. Non sai che una buona vedova deve indossare il nero? Con il ritorno di Thor e del suo martello Mjolnir, il regno di Asgard fu di nuovo al sicuro. E gli dèi non smisero mai di divertirsi ai banchetti del Valhalla, raccontando la storia di quando Thor si era vestito da sposa. Loki, il dio della malizia nella mitologia norrena, fu protagonista di molte esilaranti avventure. Ma aveva anche un lato maligno. E dal suo seme nacquero le creature responsabili della rovina degli Æsir. Aveva una moglie fedele, chiamata Sigyn. Con lei, il dio ebbe due figli, Narvi e Vali. Un altro famoso figlio di Loki fu Sleipnir, il glorioso cavallo a 8 zampe di Odino, concepito nel corso di una vicenda a dir poco bizzarra. Il dio dell'inganno aveva anche un amante, chiamata Angerboda, una bellissima Jotun che viveva a Jotunheim. Con lei, Loki diede alla luce una pericolosa prole. Una notte Odino, il sovrano di Asgard, ebbe una visione. In essa il dio vide un grande combattimento tra gli asgardiani e le forze delle tenebre. I figli di Loki avrebbero avuto un ruolo importante in questo conflitto. La sua ultima visione fu la mascella di un enorme lupo. Poi la sua vista si oscurò completamente. Odino costrinse Loki a rivelare dove fossero i figli avuti con la gigantessa. E così gli dèi partirono per Jotunheim alla ricerca dei figli di Loki. Dopo essere arrivati alla casa della gigantessa Angerboda, gli dèi trovarono la prole di sangue Jotun. I figli di Loki erano ancora molto giovani. Uno di loro era un serpente, l'altro era un cucciolo di lupo. La terza pareva una bellissima fanciulla. Quando girò il viso, però, gli dèi si accorsero che l'altro lato del suo corpo aveva l'aspetto di un cadavere in decomposizione. Questa fanciulla si chiamava El ed era una figura davvero spaventosa. Gli dèi dunque strapparono i bambini dalle braccia di Angerboda e li portarono ad Asgard. Il viaggio di ritorno ad Asgard richiese del tempo e nel mentre Odino notò che il serpente aveva raddoppiato le sue dimensioni. Quello che prima era un semplice serpente era già diventato grande come un pitone. Odino si rese conto che il serpente non avrebbe smesso di crescere e che sarebbe diventato estremamente pericoloso. Così lo gettò nel grande mare che circonda Midgard. Con il passare degli anni, il serpente divenne così grande da circondare il mondo e raggiungere la propria coda. Tra i figli di Loki, questo divenne noto come Jormungandr. Ad Asgard tutti gli dèi guardavano El con sospetto. Alcuni avevano paura di lei. Odino,
notando che la ragazza preferiva la compagnia dei morti a quella dei vivi, la nominò sovrana del mondo dei morti. E così andò a regnare sulle anime di coloro che erano morti in modo indegno e non avevano raggiunto il Valhalla. Il cucciolo di lupo, invece, crebbe tra gli dei di Asgard e imparò la lingua degli dei. Il suo nome era Fenrir. Il dio Tyr formò un legame con il lupo e divennero amici. Come suo fratello Jormungandr, il serpente, anche Fenrir continuò a crescere. Divenne rapidamente più grande di un toro e in breve tempo fu più grande di qualsiasi animale sulla terra. Fenrir ereditò alcuni dei tratti peggiori di Loki, suo padre. Tra questi, la malizia e la crudeltà. Dopo aver discusso tra loro, gli dei capirono che bisognava fare qualcosa. Un lupo di quelle dimensioni poteva essere una minaccia per tutti gli abitanti di Asgard. Così, gli dei misero a punto un piano per neutralizzare il pericolo. Il potente lupo Fenrir continuava a crescere e quindi gli dei di Asgard lo tenevano costantemente sott'occhio. Tutti gli dei guardavano con grande sospetto la bestia, tranne Tyr, il dio che aveva un legame di amicizia con il lupo. Le divinità di Asgard forgiarono potenti catene per cercare di imprigionare Fenrir. E per nascondere le loro intenzioni, gli dei dissero al lupo che avevano una sfida per lui. Fenrir, anche se enorme e malvagio, conservava uno spirito giocoso e amava le sfide. Gli asgardiani lo sfidarono a liberarsi dalle catene costruite dagli dei e Fenrir accettò il tranello. Gli dei incatenarono la bestia gigantesca, ma le forti catene erano inutili contro la forza del lupo. Fu creata una nuova catena, ancora più potente della prima. Il lupo tirò con forza e la catena sembrò abbastanza forte da contenere il lupo colossale. Gli dei si guardarono soddisfatti. Ma Fenrir colse tutti di sorpresa, raccolse ancora più forza e distrusse la catena. Gli dei rimasero sconcertati dalla pura forza del lupo. Fenrir notò l'angoscia degli asgardiani, segno che stavano tramando qualcosa. Non c'era nessuna corda o catena in grado di contenere la forza della creatura. Ma Odino sapeva che solo i nani potevano creare qualcosa del genere. Odino ordinò all'elfo Skirnir di andare nella terra dei nani, chiedendo loro di creare qualcosa capace di contenere il lupo. I nani accettarono e mandarono la lista degli ingredienti per tale oggetto. Questi ingredienti erano strani, per esempio radici di una montagna, un tendine d'orso, barba di donna, alito di pesce, saliva di uccello e infine il rumore dei passi di un gatto. Dopo aver avuto tutti gli ingredienti, i nani si misero al lavoro. Agli dei di Asgard fu data una corda che sembrava fatta di seta, ma il potere non era nel suo aspetto. Fenrir fu nuovamente sfidato a cercare di rompere quei legami. Ma il lupo era già sospettoso. Guardando la corda degli dei, sospettava un tradimento. Odino rassicurò il lupo che era solo per divertimento. Ma il lupo e Odino non andavano d'accordo e, come figlio di Loki, Fenrir poteva sentire l'odore di menzogna nell'alito di Odino. Il lupo disse che avrebbe partecipato allo scherzo solo se un dio avesse osato mettergli la mano in bocca mentre l'animale veniva trattenuto. E se ci fosse stato un tradimento, avrebbe divorato la mano senza esitazione. Gli dei si guardarono e il lupo confermò il suo sospetto. Ma Tyr, il dio che nutriva sempre Fenrir e con il quale l'animale aveva una certa amicizia, si offrì di mettere la sua mano nella bocca del lupo. Fenrir accettò di essere legato di nuovo dagli dei. Il lupo lottò contro i legami, ma la sua forza non riuscì a rompere la possente corda fatta dai nani. Fenrir notò la soddisfazione degli dei e poi guardò Tyr, l'unico che non sembrava allegro. Allora il lupo si rese conto di essere stato tradito dagli dei e anche dal suo unico amico. Fenrir chiuse la mascella più forte che poteva, staccando la mano di Tyr. Il dio sopportò il dolore senza gemere.
Il coraggioso Tyr fu celebrato per il suo sacrificio. Fenrir fu saldamente legato a una roccia. Gli dei di Asgard erano finalmente sollevati per aver neutralizzato una tale minaccia. Il lupo gridò di rabbia, insultando gli dei e dicendo che avrebbe potuto essere loro amico. Ma di fronte a quel tradimento, essi erano ora i suoi più grandi nemici. Fenrir giurò che avrebbe cercato Odino sul campo di battaglia durante il Ragnarok e che avrebbe avuto la sua vendetta. Gli dei Thor e Loki stavano viaggiando per il mondo sul carro di Thor, trainato da potenti capre. Gli dei erano partiti verso il regno dei giganti in cerca di nuove avventure. Prima si fermarono in un'umile casa, dove gli dei volevano pernottare. Gli dei furono accolti con ospitalità dagli abitanti, ma a causa della loro povertà non avevano nulla da offrire agli dei come cibo. Thor disse loro di non preoccuparsi, perché avrebbe organizzato un ottimo pasto. Il dio macellò le sue capre e usò la carne degli animali per preparare un pasto degno di un dio. Disse che i suoi ospiti potevano mangiare quanto volevano, ma che dovevano lasciare le ossa intatte. Mentre tutti banchettavano con la deliziosa carne di capra, Loki decise di tendere una delle sue trappole. Si avvicinò al giovane abitante della capanna, noto come Bjalfi, e gli disse che non riteneva giusto che Thor tenesse tutto il delizioso midollo delle ossa solo per sé, perché quella prelibatezza dava grande forza a chiunque la ingerisse. Le ossa avanzate venivano gettate sopra la pelle delle capre macellate. Al ragazzo venne voglia di provare questa prelibatezza. Aspettò che tutti dormissero e spezzò un osso per assaggiare il midollo. Il giorno dopo, Thor eseguì un rituale e riportò in vita le capre. Tuttavia, una di esse zoppicava perché aveva una zampa rotta e non poteva toccare il suolo con l'arto. Thor era furioso. Prese il suo potente martello e urlò, dicendo che quelle persone erano ingrate. In cambio del suo magnifico pasto, aveva ricevuto solo tradimento. Mentre Thor urlava, chiedendo che il colpevole si facesse avanti, Loki cercò di nascondere il suo sorriso. Il pentito Bjalfi confessò il crimine e si scusò per non essere riuscito a contenere i suoi impulsi. Thor gli chiese di fornirgli un motivo per non distruggere la casa con tutti i suoi abitanti. Il giovane implorò il perdono e chiese al dio di risparmiare la sua famiglia. Promise che da quel giorno in poi avrebbe servito gli dei come un servo fino a quando non avesse pagato il suo debito con le divinità. Thor fu benevolo e decise di risparmiare la famiglia di Bjalfi, che avrebbe accudito le capre, mentre Thor, Loki e Bjalfi sarebbero partiti per esplorare la terra dei giganti. Thor, Loki e il nuovo servitore Bjalfi si recarono nell'inospitale regno di Jotunheimr, la terra dei giganti. Il freddo intenso li spinse a cercare un riparo. Gli dei trovarono una grande grotta per proteggersi. I viaggiatori cercarono di riposare, ma un grande rumore scosse la terra. Thor lasciò la grotta per indagare e salì sulla cima di una montagna per avere una prospettiva migliore. Si rese conto che un enorme gigante stava dormendo accanto alla grotta e il suo russare scuoteva la terra. Il gigante si svegliò e non sembrava essere una minaccia. Thor si rese conto che il gigante indossava un solo guanto e che si erano rifugiati nell'altro guanto e non in una caverna. Il gigante cercò di indossare il guanto e ne uscirono Loki e Bjalfi. L'enorme gigante si presentò ai viaggiatori. «Io sono Skimir. Se lo desiderate, posso farvi da guida e trasportare tutto il vostro carico». Gli dei accettarono l'offerta, poiché non conoscevano la regione e potevano cavarsela trasportando le loro numerose provviste. Skimir mise tutto nella sua sacca e iniziò il viaggio. Il gigante si stancò presto e decise di fare un pisolino. Di notte i viaggiatori cominciarono ad avere fame. Cercarono di aprire la sacca del gigante addormentato, ma senza successo. Thor, infuriato per la fame, prese il suo mantello e colpì con forza la testa del gigante. Dopo il colpo, il gigante assonnato disse: «Deve essermi caduta una foglia in testa, non era niente», e si riaddormentò. Stava sorgendo un nuovo giorno e i viaggiatori affamati
aspettavano che il gigante si svegliasse per fare colazione, ma Skrymir stava ancora dormendo. Sopraffatto dalla furia, Thor colpì la testa del gigante con tutta la sua forza. Quel colpo avrebbe potuto distruggere la testa di qualsiasi gigante, ma Skrymir si svegliò come disturbato da un insetto. Thor si stupì della resistenza del gigante. Non sapeva come la creatura avesse resistito a un tale colpo. Dopo essersi svegliato, il gigante disse: «La tua destinazione è in quella direzione. È Utgardar, dove si trova il palazzo dei miei amici i giganti. Lì mi chiamano brevemente e dolcemente. Ora è giunto il momento di separarci». Thor e i suoi compagni si avviarono in direzione del palazzo dei giganti. Il dio era leggermente preoccupato. Se Skrymir era basso, cosa avrebbe trovato a Utgardar, il regno del re dei giganti? Thor, il servo Bjalfi e Loki esplorarono il regno dei giganti e arrivarono all'enorme castello di Utgardar. Gli dei Æsir entrarono nel palazzo e videro gli enormi giganti residenti. Quello che spiccava tra loro li accolse. «Benvenuti nel mio palazzo! Sono Utgarda Loki, signore del palazzo. Ho sempre sentito dire che voi, asgardiani, vi considerate i più grandi. E se dovessimo combattere? Posso sconfiggervi in qualsiasi tipo di duello», Thor disse con sicurezza. «Calmati, Odino. Il primo a sfidarsi sarà Loki, figlio del glorioso gigante Laufey. Loki affronterà Logi, servo del gigante, per vedere chi riuscirà a mangiare più velocemente il banchetto che era in tavola». Loki e Logi iniziarono a mangiare con una velocità vertiginosa e finirono nello stesso momento. Loki ha mangiato tutto, ma il gigante Logi ha ingoiato anche i piatti e le posate, pertanto fu dichiarato vincitore. Anche il servo Bjalfi partecipò a una gara contro un bambino gigante. Bjalfi era uno degli uomini più veloci del mondo, ma non aveva alcuna possibilità contro il veloce bambino gigante. «Per te, potente Thor, ho tre sfide. Per prima cosa, devi bere tutto quello che c'è su questo corno in un colpo solo». Thor prese il corno con fiducia, perché bere molto era una delle sue specialità. Il dio beve il liquido salato fino al limite senza fermarsi, ma riuscì solo ad abbassare un po' il livello del liquido all'interno del corno. «Bevi come una principessa! Ti renderò le cose più facili. Nella prossima prova dovrai sollevare il mio gatto domestico». «Mi stai prendendo in giro», disse Thor avvicinandosi al gatto. Con grande sorpresa di Thor, il gatto era incredibilmente pesante. Il dio del tuono riuscì a sollevare il gatto sopra la sua testa, ma l'animale aveva ancora le zampe a terra. «Sembra che le storie che raccontano su di te siano solo leggende. Se non riesci nemmeno a sollevare un gatto, nell'ultimo evento dovrai combattere contro la madre della mia creazione». E una vecchia gigantessa entrò nella sala. Thor si sentì offeso per aver dovuto combattere contro un'anziana signora, ma lo fece per assicurare almeno una vittoria ad Asgard. Il combattimento ebbe inizio e Thor fu sorpreso dalla forza della vecchia gigantessa. Il dio usò tutta la sua forza contro l'antica e la vittoria sembrava assicurata. Ma la vecchia riuscì a mettere in ginocchio il potente Thor. Gli dei e il loro servitore furono sconfitti. Lasciarono il palazzo di Utgardar a testa bassa. Il re dei giganti scortò gli asgardiani fino ai confini del suo territorio. Nel salutarli disse: «Ora che siamo soli, ti confesserò un segreto. Vi ho ingannato per tutto il tempo». Il re dei giganti disse di essersi travestito da Skrymir, la guida che aveva condotto Thor e i suoi compagni lungo Jotunheimr, e che, se non l'avesse fatto con la magia, sarebbe morto. Quando Thor cercò di colpire la testa del gigante con il suo martello, il dio colpì una montagna, trasformando la collina in una valle. «Loki, anche tu sei stato ingannato da un'illusione. Hai gareggiato contro un fuoco, e il fuoco divora tutto ciò che incontra sul suo cammino. E Bjalfi, hai corso contro un pensiero. Anche se sei molto veloce, niente è più veloce di un pensiero. E quali trucchi hai usato contro di me nel tuo palazzo?» disse Thor, esigendo una spiegazione. «Ora che non abbiamo più un pubblico, posso lodarti per la tua forza e la tua determinazione». Il gigante spiegò che il corno usato da Thor era collegato all'oceano,
Era incredibile che Thor fosse riuscito a far scendere il livello del mare di qualche metro. Quanto al gatto, stava sollevando Jormungandr, il serpente del mondo, e il fatto che Thor fosse riuscito a sollevare una parte del serpente da terra era un risultato enorme. Ma ciò che impressionò maggiormente il gigante fu il fatto che Thor riuscì quasi a battere la vecchia, che era la vecchiaia, e il tempo sconfigge tutti. Thor odiava essere ingannato, avrebbe schiacciato il gigante se questi non avesse usato la magia per sparire insieme al castello, temendo la vendetta del dio. Gli dei tornarono ad Asgard. Thor sapeva che sconfiggere la vecchiaia o bere tutta l'acqua dell'oceano era impossibile, ma vincere il serpente del mondo era possibile. E Thor cominciò a desiderare di incontrare e sconfiggere il colossale serpente Jormungandr. Gli dei di Asgard avevano viaggiato per visitare il palazzo di Aegir, una divinità marina molto venerata dai marinai. I banchetti nel suo palazzo erano leggendari, poiché veniva servito un idromele formidabile. Ma Aegir non era in vena di organizzare una grande festa per gli dei. Perciò inventò una scusa. Mi piacerebbe accogliervi con tutta la mia ospitalità, ma poiché siete molti, non sarò in grado di produrre l'idromele che tanto desiderate. Per saziare gli dei avrei bisogno di un enorme calderone. Senza di esso è impossibile. Tyr, il dio della guerra, figlio del maestoso gigante Ymir, sapeva che il suo progenitore aveva un enorme calderone che avrebbe soddisfatto i bisogni di Aegir. Tyr e Thor decisero di andare alla ricerca del gigante. Una volta arrivati, gli dei di Asgard furono accolti dalla madre di Tyr. Il dio chiese a sua madre di prestargli l'enorme calderone, ma lei rispose che Tyr avrebbe dovuto accontentare Ymir, poiché sarebbe stato il modo più semplice per ottenere ciò che voleva. Il gigante Ymir invitò gli dei a un banchetto. Thor era famoso per essere molto goloso, e confermò la sua reputazione divorando un bue intero. Di fronte a tanto appetito, il gigante disse: «Vado a pescare qualche balena. Non voglio essere conosciuto come un padrone di casa che non è riuscito a sfamare i suoi ospiti». Thor voleva accompagnare il gigante nella sua battuta di pesca, ma Ymir si mostrò scettico. «Questo non è un lavoro per i piccoli abitanti di Asgard». Il dio del tuono si sentiva sfidato e sostenne di essere un pescatore migliore di chiunque altro. Il gigante spinse una barca nell'acqua e insieme partirono per pescare. Gli dei si diressero verso il mare aperto alla ricerca della preda più grossa. Ymir catturò subito qualcosa e, considerando la forza richiesta, il gigante pensò che sarebbe stato qualcosa di enorme. Una grande balena saltò fuori dall'acqua con l'amo in bocca e il gigante sfidò Thor a fare di meglio. Ma Thor rispose che poteva pescare qualcosa di ancora più grande e rimò verso acque più profonde. «Sei pazzo, Asgardiano! Questo è il territorio di Jormungandr, il serpente del mondo!» Nonostante l'avvertimento di Ymir, Thor non ebbe paura e usò una testa di toro come esca per iniziare la sua battuta di pesca. Il dio sentì abboccare qualcosa di molto grosso, talmente grosso che la barca cominciò a essere tirata dalla sua forza. A un tratto, il gigantesco serpente emerse. Thor era riuscito a catturare Jormungandr. Disperato, Ymir gridò a Thor di tagliare la lenza, altrimenti sarebbero stati trascinati sul fondo dell'oceano. Ma Thor aveva già incontrato Jormungandr una volta, quando aveva visitato il palazzo di Utgard. Thor fu sconfitto, ma aveva giurato a se stesso che avrebbe avuto la sua rivincita sul mostruoso serpente. La lotta tra il dio e il serpente cominciò e Ymir temeva che sarebbero stati tirati a fondo. Thor cercò di trascinare la creatura a portata del suo martello. Proprio mentre il dio stava per colpire la bestia, Ymir tagliò la lenza e Jormungandr scappò all'ultimo momento. Thor era furioso e avrebbe spaccato la testa di Ymir se non fosse stato padre di Tyr. Dopotutto, avevano ancora bisogno del calderone.
Dopo essersi riempiti lo stomaco di carne di balena, gli dei partirono con il calderone. Grazie al calderone, Aegir fece molto idromele per gli dei, che si divertirono molto durante il loro soggiorno nel palazzo del dio del mare. Ma, mentre tutti gli dei si divertivano, Thor non poteva dimenticare Jormungandr e giurò che avrebbe ucciso quella creatura oscura. Sarebbero stati destinati a incontrarsi di nuovo durante il Ragnarok. Balder era il figlio di Odino e Frigg, gli dei supremi di Asgard. Il dio era bello, gentile e carismatico, e quindi amato da tutti. Balder diffondeva felicità ovunque andasse. Le giornate degli dei e di chiunque fosse con lui erano perfette. Ma quando arrivava la notte, la felicità di Balder si disperdeva mentre dormiva. Il suo sonno era tormentato dagli incubi. La sua amata moglie Nanna lo confortava quando si svegliava spaventato. Nessun dio conosceva il significato di questi incubi. Il saggio Odino sapeva che nel regno di Hel, il luogo dove andavano le anime dei morti che non avevano avuto una morte onorevole sul campo di battaglia, c'era un oracolo capace di decifrare quegli incubi. Odino, travestito da vagabondo, andò nel regno dei morti. Dopo aver consultato le rune, l'oracolo rispose: Helheim si prepara a ricevere Balder. Quando il dolore devasta Asgard qui nel regno di Hel, ci sarà solo gioia con l'arrivo dello spirito del gentile Balder. Rattristato, Odino tornò ad Asgard e raccontò a Frigg il triste destino del suo amato figlio. Frigg era determinata a impedire il destino di Balder. Sapendo che Balder era amato da tutti, la dea chiese che tutti giurassero di non fare mai del male a Balder. E così niente avrebbe potuto ferire il dio. Anche gli oggetti, le piante, le malattie e le armi si impegnarono a non nuocere Balder. Loki, il dio dell'inganno, era invidioso e geloso di Balder, ma anche lui fu costretto a fare il giuramento. E così Balder divenne invulnerabile a tutto. Il dio era al sicuro. L'invulnerabilità di Balder era motivo di allegria tra gli dei. Lanciavano oggetti a Balder, ma tutto veniva deviato. Thor lo colpì con il suo potente martello, ma Balder non sentì nulla. E tutti ad Asgard erano felici di sapere che l'amato dio era protetto. Tutti, tranne Loki, che era deciso a trovare il suo punto debole. Un giorno di nascosto ascoltò una conversazione della dea Frigg, che disse a un amico che era riuscita a far fare il giuramento a tutti. Tutti, tranne il vischio, una pianta totalmente innocua. Ma nella mente malvagia di Loki, il vischio non era così innocuo. Dopo aver raccolto un po' di vischio, si rivolse agli dei, che si stavano ancora divertendo a cercare di colpire Balder. Solo il dio cieco Hod era triste per essere stato escluso dal gioco. Come poteva lanciare qualcosa a Balder senza sapere dove fosse? L'ingegnoso Loki creò un dardo fatto di vischio e si rivolse a Hod, dicendogli che non doveva lasciare che la sua cecità gli impedisse di giocare. Loki divenne invisibile e guidò Hod dove si trovavano gli altri dei. Balder fu felice di sapere che anche Hod avrebbe partecipato al gioco. Aiutato da Loki, lanciò il dardo di vischio con tutta la sua forza contro Balder. Hod si aspettava di sentire le risate degli dei, ma invece calò un grande silenzio. Balder era stato ferito a morte. Il suo corpo senza vita si accasciò al suolo e gli dei, disperati, piansero la sua morte. E come era stato profetizzato, il mondo dei vivi fu afflitto dalla tristezza dopo la scomparsa del beneamato Balder. Loki, il dio dell'inganno, aveva dentro di sé una enorme perfidia e sembrava incapace di contenere tale malevolenza. Perciò progettò di uccidere Balder, il più amato degli dei. Gli dei mandarono Hermoder, il messaggero degli dei, nel regno di Hel, il mondo dei morti.
L'obiettivo era quello di far tornare suo fratello Baldr nel regno di Asgard. Harmodr ricevette la buona notizia che la dea Hel voleva riportare Baldr nel regno degli dei Aesir, ma solo se tutti gli esseri viventi avessero pianto la morte del dio e desiderato il suo ritorno. Gli dei furono contenti di questa notizia, poiché Baldr era amato da tutti. Così tutti furono convocati per confermare il loro desiderio di vedersi restituire il compianto dio. Tutti confermarono il loro desiderio di rivedere Baldr. Ma gli dei vennero a conoscenza che una gigantessa che viveva sulle montagne si opponeva al suo ritorno. A causa sua, Baldr non poté tornare e gli dei ne furono tristi. Ma non passò molto tempo prima che gli dei scoprissero che la gigantessa senza cuore era Loki sotto mentite spoglie. Loki aveva già commesso tutte le malefatte possibili, ma la più recente aveva superato i limiti della pazienza degli dei. Gli asgardiani furono tutti d'accordo. Loki doveva essere punito. Loki sfuggì all'ira degli dei e si nascose sulle montagne, vicino a un lago in cui nuotavano i salmoni. Loki prese la forma di un salmone e si mescolò ai pesci per non essere trovato dagli dei. Ma Odino, il padre degli dei, era in grado di vedere tutto il mondo dal suo trono. Scoprì rapidamente il nascondiglio di Loki. Il dio ingannatore sapeva che gli dei avrebbero trovato il suo nascondiglio. Così cercò di prevedere come avrebbero cercato di catturarlo. Immaginare un'esca e un amo sarebbe stato sottovalutare l'intelligenza degli dei. Loki rifletté e scoprì che un intreccio di corde poteva formare una maglia capace di catturare i pesci. Loki creò questo strumento, che divenne la prima rete da pesca del mondo. Dopo averne compreso il funzionamento, progettò delle strategie per sfuggirvi. Quando vide che gli dei si stavano avvicinando, Loki gettò la rete nel fuoco e saltò di nuovo nel lago. Gli dei videro Loki saltare nell'acqua, ma non sapevano come catturarlo. Kvasir trovò le tracce della rete, che non era ancora bruciata completamente, e capì lo scopo dell'invenzione di Loki. Gli dei crearono altre reti, usandoli per cercare di catturare l'imbroglione. Loki cercò di sfuggire in ogni modo alle numerose reti gettate dagli dei. A volte saltava fuori dall'acqua. Thor realizzò che se un orso poteva catturare dei salmoni al volo, anche lui poteva farlo. Quando Loki sotto forma di pesce saltò ancora una volta, Thor era pronto ad afferrarlo. Loki fu afferrato da Thor e trascinato dagli dei in una grotta, dove avrebbe ricevuto la sua meritata punizione. Fu legato e imprigionato dalle viscere e dai tendini del suo stesso figlio. Gli dei volevano uccidere il dio a causa di ciò che aveva fatto a Baldr, ma Loki aveva fatto un patto di sangue con Odino. Nonostante le loro diverse origini, erano come padre e figlio. Odino non poteva permettere che Loki morisse. Ma la semplice prigionia era una punizione troppo mite per il traditore. Così Skadi prese un serpente della saliva tossica e lo attorcigliò a una stalattite sopra la testa di Loki. Quando il serpente incominciava a sbavare, il suo veleno cadeva sul traditore, bruciandogli la pelle e causandogli un enorme dolore. Loki aveva una moglie di nome Sigyn, che rimase al fianco del marito mentre questi subiva la sua punizione. La fedele Sigyn cercò di alleviare la sofferenza di Loki raccogliendo in una ciotola il veleno che cadeva dalla bocca del serpente. Con il passare del tempo, la ciotola si riempiva e Sigyn usciva per svuotarla. Quando questo accadeva, il veleno tornava a cadere sulla pelle di Loki e lui gridava di dolore. La moglie devota tornava più velocemente possibile al suo posto, dove cercava ancora una volta di alleviare la sofferenza del marito. Ogni goccia di veleno che cadeva su Loki non faceva che aumentare il suo desiderio di vendetta. Il dio giurò di ripagare gli dei Asgard per tutte le sofferenze che gli erano state inflitte quando si sarebbero scontrati durante il Ragnarok. A Midgard vivevano gli uomini discendenti da Askr ed Embla, la prima coppia umana creata dagli dei.
L'umanità viveva sotto la protezione degli dei, che difendevano la specie dalle forze del caos. Thor, lo sterminatore di giganti, aveva impedito che la terra degli uomini fosse conquistata da Jotun. Con la protezione degli dei, l'umanità prosperava, offrendo sempre loro i sacrifici dovuti. Questi uomini erano abituati ad affrontare la durezza dell'inverno, preparandosi sempre a fronteggiare tutte le difficoltà che un lungo e gelido inverno poteva imporre. Ma anche gli uomini sapevano che il regno degli dei non sarebbe durato per sempre e che le divinità di Asgard avrebbero dovuto lottare per affrontare le forze del male durante il Ragnarok. A Midgard l'estate stava per terminare. Tutto indicava che gli uomini avrebbero avuto un grande raccolto davanti a loro. Ma un vento freddo cominciò a soffiare e il gelo del tutto inaspettato distrusse gran parte del raccolto. Le foglie degli alberi presero rapidamente i colori dell'autunno e cominciarono a cadere molto prima del previsto, segno dell'avvicinarsi di un duro inverno. Anche con i raccolti rovinati, gli uomini cercarono di prepararsi al meglio per affrontare l'inverno. Ma nonostante tutta la determinazione dell'umanità, era impossibile prepararsi a sufficienza per l'incubo che stava per arrivare. Alla fine, Fimbulvetr era arrivato, portando con sé un lungo inverno. Sarebbero seguiti 3 inverni, senza alcuna estate nel mezzo. Gli uomini e il bestiame si rifugiarono dal freddo intenso nel loro rifugio, dove cercarono di sopravvivere al gelo. Le notti sembravano più lunghe. Ogni notte gli uomini temevano che il sole non sarebbe più sorto. Le loro scorte di cibo si esaurirono e, assaliti dalla fame, furono costretti a mangiare tutte le galline che davano loro le uova e persino i loro animali domestici. Quelli che rischiavano di soccombere al freddo, uscendo alla ricerca di animali da macellare, diventavano facili prede del branco dei figli di Fenrir. Gli uomini cominciarono a combattere tra loro per le poche risorse esistenti, fratello contro fratello. I figli sfidarono i padri. Tra gli uomini scoppiò il caos. Le asce di guerra erano sempre intrise di sangue. La mancanza di cibo costrinse molti al cannibalismo. I pochi esseri umani rimasti stavano pian piano scomparendo. Ad Asgard, gli dei Æsir videro i segni che lo scontro finale tra gli dei e le forze del caos si stava avvicinando. Questo evento cataclismico sarebbe diventato noto come Ragnarok, il crepuscolo degli dei. Dopo 3 inverni praticamente ininterrotti, il caos raggiunse il regno degli uomini. Pochi sopravvissero alla sanguinosa anarchia che seguì. Le condizioni profetizzate per l'inizio di Ragnarok si erano avverate. 2 lupi, che sostenevano di essere figli di Fenrir, attraversarono i cieli inseguendo il sole e la luna. Il lupo Ati inseguiva la luna, mentre Skoll inseguiva il sole. Le divinità che personificavano le 2 stelle riuscirono per qualche tempo a sfuggire ai lupi. Ma non potevano sfuggire per sempre alla prole di Fenrir. I lupi raggiunsero infine la loro preda e la inghiottirono. Senza sole e senza luna, il mondo sprofondò nell'oscurità. La fine era vicina. Grandi terremoti scossero Yggdrasil, l'albero del mondo. Si aprirono crepe nel cielo e le montagne crollarono. La roccia a cui era incatenato il lupo Fenrir fu spazzata via. Il serpente colossale sputò il suo terribile veleno contaminando le acque. Dai più piccoli esseri viventi come il plankton alle più grandi balene, morirono tutti intossicati dal terribile serpente. Loki
che era stato imprigionato e sottoposto a terribili tormenti, fu liberato dai suoi vincoli. Come suo figlio Fenrir, Loki aveva un solo desiderio nel suo cuore: distruggere gli dei di Asgard. Il dio della menzogna scese a Helheim, il regno dove andavano le anime di coloro che erano morti in modo indegno. Lì regnava sua figlia Hel. La regina del mondo dei morti donò a suo padre il comando di un esercito di non morti. Questo esercito era composto dai cadaveri di coloro che erano morti in modo vergognoso. Questi zombie nordici erano ansiosi di raggiungere la gloria che non avevano ottenuto da vivi. Nidhogg, il drago che rosicchiava le radici dell'albero dei mondi, scavò un enorme tunnel attraverso il quale gli eserciti dei morti avrebbero potuto marciare verso la terra degli uomini. Grandi colonne di fuoco segnavano che l'esercito di Muspelheim era in marcia. I giganti delle terre del fuoco erano guidati da Sutir il Nero. L'enorme gigante bruciava tutto ciò che si trovava sulla sua strada, con la sua spada infuocata. I giganti di ghiaccio di Jotunheim si imbarcarono in nave verso Vigrid, il luogo prescelto per essere il campo di battaglia tra gli dei e le forze del caos. Heimdall, l'araldo degli dei, non aveva più dubbi. Il Ragnarok era iniziato. Il dio finalmente suonò il corno Galahorn e il suo squillo si udì in tutto l'universo. Tutti avevano paura di questo allarme. La fine dell'era degli dei Aesir si avvicinava. La grande battaglia avrebbe presto avuto inizio. Il corno di Heimdall annunciò che il giorno della battaglia finale era finalmente arrivato. Le forze del caos guidate da Loki erano ansiose di porre fine al regno degli dei Aesir, usando tutti i mezzi disponibili per raggiungere questo obiettivo. Gli dei di Asgard sapevano che la grande battaglia era inevitabile. Per millenni si erano preparati per il grande giorno. Le porte del Valhalla si aprirono e migliaia di guerrieri uscirono dalla grande sala e formarono il grande esercito di Odino. Questo esercito era formato dai guerrieri più intrepidi, che durante la loro vita avevano combattuto coraggiosamente sui campi di battaglia. Essi erano stati portati dalle Valchirie nella sala del Valhalla, dove aspettavano l'opportunità di mostrare di nuovo tutto il loro coraggio, combattendo a fianco degli dei durante il Ragnarok. Tutti gli dei capaci di brandire un'arma si unirono ai combattenti. L'enorme esercito dei giganti di Muspelheim partì per Asgard, cercando di distruggere le porte che proteggevano la dimora degli dei. Improvvisamente il ponte Bifrost crollò e gran parte dell'esercito cadde nelle acque. Gli asgardiani festeggiarono, mentre i giganti annegavano nel fiume. Ma gli dei sapevano che il loro destino non era quello di nascondersi dietro le potenti mura erette dal gigante costruttore. Il loro destino era quello di affrontare con onore le forze delle tenebre in campo aperto. Odino, in sella al suo glorioso cavallo a 8 zampe, diede ordine di iniziare l'attacco. L'esercito degli dei avanzò contro i suoi nemici. Quando le armate si scontrarono, l'impatto fu così potente da far tremare Yggdrasil, l'albero dei mondi. Thor, il campione degli dei, era ansioso di schiacciare la testa di migliaia di giganti e massacrare centinaia di nemici. I giganti di ghiaccio furono guidati da Hyrm nella battaglia finale, affrontando con grande coraggio le orde di Odino. Loki guidò le armate di non morti di Hel, composte da coloro che erano morti di una morte indegna. Freyr, il dio Vanir, combatté coraggiosamente, cavalcando il suo cinghiale d'oro al fianco degli asgardiani. Il coraggioso dio sfidò Surtr, il potente capo dei giganti di fuoco di Muspelheim.
Freyr si impegnò con tutto se stesso, ma ciò non bastò a sconfiggere Surtr, che abbatté il dio Vanir con la sua spada fiammeggiante. Prima di morire, Freyr si pentì di aver dato la sua spada magica a Skirnir. Con essa, tutto sarebbe potuto andare diversamente. Freyr fu il primo degli dei a cadere sul campo di battaglia, e molti altri lo avrebbero seguito. Anche Tyr, il dio guerriero che aveva sacrificato la sua mano affinché gli dei potessero catturare il lupo Fenrir, sarebbe caduto dopo aver affrontato Garm, il potente lupo di El che difendeva il mondo dei morti. Ma prima della sua morte, Tyr riuscì comunque a conficcare la sua spada nel cuore della bestia infernale. Il campo di battaglia tremò quando Jormungandir, il serpente del mondo, si unì al combattimento. La creatura vomitò una nuvola di gas velenosi, in grado di massacrare i guerrieri degli dei. Quando vide il serpente, Thor fu preso dall'entusiasmo, perché da tempo aspettava il combattimento decisivo contro il suo vecchio rivale. La lotta tra Thor e Jormungandir fu epica. Il serpente gigante cercò di inghiottire l'eroe asgardiano, mentre lui si sottrasse ai suoi colpi e contrattaccò con potenti colpi del suo martello. Il dio del tuono riuscì a sconfiggere Jormungandir e quest'ultimo cadde ferito. Thor sferrò un colpo mortale alla testa del serpente. Gli dei e i guerrieri di Asgard esultarono per la vittoria del loro campione. Tuttavia, il colpo di Thor fu così forte che le sacche di veleno di Jormungandir si ruppero, spargendo una nube benefica intorno a Thor. Thor cadde in ginocchio e morì avvelenato. La battaglia contro le forze del caos divenne ancora più difficile per gli dei, orfani del loro campione. Fenrir, l'enorme lupo figlio di Loki, divorava tutti coloro che gli si opponevano. Ma ciò che desiderava di più era trovare Odino, il suo nemico mortale. Il dio supremo di Asgard sapeva che il suo destino era quello di combattere il temuto lupo figlio di Loki e non si sottrasse allo scontro. Odino spronò Sleipnir e avanzò contro Fenrir. Ma il destino di Odino non era quello di uscire vivo da questo scontro. Fenrir aprì la sua enorme bocca e divorò il padre di tutti gli dei. Il gigantesco lupo aveva umiliato gli dei con la sua vittoria contro il più saggio degli dei. La provocazione riempì di odio il cuore di Vidar, figlio di Odino. E questa furia gli diede una grande forza. Vidar attaccò Fenrir, che cercò di azzannarlo. Vidar mise i piedi sulla lingua del lupo e le sue forti braccia strapparono via i suoi denti. La sua forza era così grande che spaccò la mascella di Fenrir a metà. Dopo questo colpo, il gigantesco lupo morì. Nonostante con la morte di suo figlio, Loki era soddisfatto dalla carneficina, mentre guardava gli dei cadere uno dopo l'altro. Heimdall, il guardiano del ponte dell'arcobaleno, avanzò attraverso l'esercito dei morti di El, dirigendosi verso Loki. Heimdall e Loki si affrontarono a duello e l'eleganza del combattimento fece sembrare il tutto una danza mortale. Loki e Heimdall si ferirono più volte. Il duello non ebbe un vincitore, perché entrambi morirono. Il gigante Surtr diede fuoco al mondo con la sua spada e le fiamme inghiottirono ogni cosa. Non c'erano più combattenti dalla parte dei vivi, né dalla parte dei morti. Solo cenere sulla terra. Le fiamme raggiunsero Asgard e avvolsero i grandi palazzi in torrenti di fuoco. Il livello delle acque dell'oceano si alzò fino a causare un'enorme inondazione. Sulla terra non c'era più nulla.
l'era degli dei Aesir era terminata. Le acque che consumavano la terra alla fine si ritirarono e le piante germogliarono di nuovo. Un nuovo sole sorse per allontanare l'oscurità che si era impadronita della terra. L'albero Yggdrasil non riuscì a resistere ai danni causati da Ragnarok e cadde. Ma all'interno del grande frassino c'era una sorpresa segreta. Gli dei avevano nascosto lì una coppia di mortali, in modo che la razza umana potesse sopravvivere agli eventi di Ragnarok. I loro nomi erano Lif e Lifbrasir. Grazie all'amore di questa coppia, il mondo fu nuovamente ripopolato. Il regno di Asgard scomparve, ma il nuovo regno di Idavol avrebbe preso il suo posto. Sei dei presero il posto a Idavol. I figli di Odino, Vidar che aveva ucciso Fenrir e suo fratello Valli. I figli di Thor, Magni e Mod, ereditarono il martello del dio del tuono, difendendo questo nuovo regno. Nel mondo dei morti, Baldr, il più bello degli dei, insieme a Odd, risuscitarono per occupare gli ultimi posti. Insieme ricordarono le vecchie tradizioni e discussero del futuro, cercando di non ripetere gli errori del passato. Le nuove divinità trovarono i pezzi d'oro usati nei giochi degli dei e, proprio come i loro padri, iniziarono una nuova partita del gioco ancestrale. E così un nuovo ciclo ebbe inizio.